Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Secondo Matteo Renzi, le regioni hanno troppa autonomia e ci vuole uno che comanda. Con la riforma del titolo quinto, il caos ha vinto. Ma io realmente sono d'accordo in questo caso con Matteo Renzi. Col voler dare troppa autonomia alle regioni diventa uno Stato poi spezzettato in 21 parti o 20, ci sono quelle a statuto speciale, quindi secondo me tutta questa autonomia alle regioni rischiamo di diventare piuttosto più che una repubblica, uno Stato federale come negli Stati Uniti, dove non so, il Piemonte e la Lombardia sono degli stati autonomi, dove c'è il governatore che fa e disfa, mette leggi, toglie leggi, quindi le leggi poi non sono uguali in tutta Italia, perché ogni governatore mette le sue leggi. Quindi anch'io sono convinto, come dice Matteo Renzi, non essendo io assolutamente un renziano, in questo caso però sono d'accordo con lui che le regioni hanno troppa autonomia. E lui dice, ma ha senso continuare con questa autonomia delle regioni? Secondo me ci vuole uno che comanda. Lo dice Matteo Renzi a Radio Capital, affermando che sul titolo quinto il caos ha vinto. Serve una clausola di supremazia in cui, in casi particolari, c'è uno che comanda. Ma è proprio quello che voleva fare Giuseppe Conte, impugnando le varie ordinanze che arrivavano da questa, da quella regione, soprattutto cos'era le Marche, con il governatore del PD, che aveva fatto un'ordinanza e Conte l'aveva impugnata. Io in questo caso sono d'accordo con Matteo Renzi che in alcuni casi il potere deve essere tolto alle regioni e avvocato allo Stato, al Presidente del Consiglio. Ovviamente sono perfettamente d'accordo, se no ognuno va per conto suo. Naturalmente la crisi economica viene paragonata anche a quella del 2001. Qual è la differenza tra una crisi economica come questa, come quella del 2001, come quella invece una crisi economica diversa? Ci sono crisi economiche e crisi economiche. C'è un tipo di crisi che è data perché le aziende vanno male e quindi l'economia è ferma. Ecco, quello è un tipo di crisi. Quindi quando si entra in crisi con quel tipo non bastano delle cose superficiali, perché lì è una crisi profonda, le aziende non vanno bene, l'economia non va bene. Poi ci sono le crisi come quella del 2001 con le Torri Gemelle, che realmente le borse vanno in tilt, tutti vendono, ma le aziende sono assolutamente sane. Quindi è una crisi, come dice Renzi, a V, si scende velocemente, poi si risale velocemente. Infatti dopo 3-4 mesi in quel del 2011, quello che era successo, l'economia si è ripresa velocemente, cosa che potrebbe succedere anche in questo caso. Sta di fatto che in questo caso, nei paesi dove le aziende vanno bene, l'economia poi riprende velocemente. Nei paesi come l'Italia, dove l'economia già va male di per sé, che c'è un problema di fondo, se molte aziende chiudono, poi non riaprono più. Quindi se noi siamo già come economia a zero di crescita o addirittura negativo, siamo l'ultimo paese europeo, una nuova crisi non può che far tornare indietro il prodotto interno lordo, chissà, qualcuno dice del 13%, e poi recuperarlo quando non ci può essere un recupero, perché le nostre aziende non sono sane, diciamo così, sono tutte più o meno in chi in piccola, chi in media, chi in grande difficoltà, perché l'economia del paese è così, a parte il turismo, proprio l'industria, perché il turismo come non c'era, come è andato via, torna. Però attenzione, il turismo non può recuperare il tempo perso, È come se una città la visitano 300.000 persone al giorno, si dice Roma che sia visitata da 300.000 al giorno, forse mi sembra un po' troppo, forse la settimana, ma poniamo 300.000 al giorno, se manca per una settimana quei turisti e poi ricominciano, quella settimana di mancanza di persone non si recupera, mentre in un'azienda è diverso, si accumulano gli ordinativi e quando riparte a mille, mentre il turismo quando riparte normale.
come sempre. Non è che la gente dice io volevo fare una settimana, adesso ne faccio due, ne faccio quattro di settimane in Italia. Quindi c'è anche da vedere queste differenze. Renzi parla anche del referendum sul taglio dei parlamentari e lui dice: in una scala da 0 a 10, il mio interesse rispetto al referendum è meno 17. Quel referendum è il trionfo del populismo, è una discussione che non tocca il cuore dei problemi del paese, ha poi detto il leader di Italia Viva a proposito della consultazione sul taglio dei parlamentari, sulla quale è allo studio un rinvio. Ma il referendum del taglio dei parlamentari? Il taglio dei parlamentari è una misura populista nel senso che è uno spot, è un qualcosa di simbolico ma però realmente non è che fa risparmiare alle casse dello Stato delle cifre così ingenti da poter fare con quei soldi chissà che cosa. Certo c'è un risparmio, però rispetto alla contabilità dello Stato quel risparmio è simbolico. Certo, meglio avere quei soldi in più che non averli, però non è una cosa che cambia tutto, eh? Non cambia quasi niente, se non niente. Ed è questo quello che dice Matteo Renzi, il trionfo del populismo viene sbandierata come una conquista, incredibile, ma alla fine sì, è una cosa fortemente simbolica, nessuno l'aveva mai fatto, l'abbiamo fatto noi, va bene, però i problemi del paese sono altri, non è il taglio dei parlamentari. Quindi, trionfo del populismo, sono d'accordo con quello che dice Renzi, che non interessa nessuno il referendum, è ovvio, perché il referendum è stato voluto da alcuni parlamentari che hanno firmato per congelare il taglio dei parlamentari, sperando, visto che col congelamento del taglio dei parlamentari si deve fare un referendum più avanti, sperando che da qui al referendum poteva cadere o potesse cadere il governo in modo da andare alle elezioni ancora con il vecchio numero di persone, sia in Senato che in Parlamento. Quindi è un referendum fasullo, non serve a niente perché dai sondaggi gli italiani sono assolutamente per il taglio dei parlamentari, perché è comunque una misura simbolica molto forte. Quindi l'esito del referendum è assolutamente scontato, però è una perdita di tempo, di soldi, di gente che deve uscire per andare a votare. È un referendum che non necessita di un quorum minimo, possono andare a votare in Italia anche 5 persone ed è già valido, quindi non ci sarà bisogno di raggiungere il minimo del 50% dei diritti al voto più uno. Quindi su questo che il referendum, l'interesse degli italiani su questo referendum è pari a zero, siamo tutti d'accordo. Ma parliamo dei nostri vicini di casa, dei francesi, perché in un video satirico, chiamiamolo satirico, i francesi su una televisione, Canale Più, l'emittente francese Canale Più, avevano fatto un video mostrando una pizza col contagio. Ecco, diciamola così perché non posso dirvi esattamente come si chiama il nome della pizza, perché sennò il video verrebbe un po' cancellato, ecco. Quindi è stato diffuso appunto questo video satirico, ma abbastanza offensivo per gli italiani, anche perché, attenzione, che da questo non scappa nessuno, nessuno. Quindi che un paese cerchi di ridicolizzare l'altro è veramente ridicolo, no? Ridicolo, perché i numeri stanno confermando quello che vi sto dicendo. E questa pace però tra Italia e Francia viene siglata simbolicamente in una pizzeria del centro di Roma tra il ministro degli esteri Luigi Di Maio e l'ambasciatore transalpino Christian Massette. I due, dopo aver posato in favore di macchine fotografiche e telecamere, si sono seduti a un tavolo del locale in piazza Augusto Imperatore dove hanno mangiato pizza e hanno intrattenuto una breve e informale conversazione. Non so, l'ambasciatore sicuramente parla italiano, perché su quello che sono sicuro è che Luigi Di Maio non parla francese, quindi sicuramente l'ambasciatore francese parla, ne sono certo, l'italiano, quindi avranno parlato
in italiano. Bene, io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita e nella community trovate tanti sondaggi a cui poter partecipare e commentare. Siamo anche in Facebook, nella pagina Tele Italia, dove trovate tutti gli stessi video presenti su YouTube, che potete assolutamente condividere con chiunque voi vogliate, in internet e fuori da internet. Io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata. Al prossimo video, arrivederci.